Sì. Daniela, ci siamo. Passami Ale. Ok, arrivo. Voi credevate di trovare una pizzeria, vero? Un pizzaiolo che fa rotare un disco di pasta, lo lancia in aria. Magari lo sporca con del pomodoro, del fior di latte, un giro d'olio e poi nel forno con una bella canzone napoletana in sottofondo. In effetti questa è l'immagine che il mondo ha della pizza. Ma non è la nostra immagine. Adesso venite con me che ve lo mostro. Qualche anno fa abbiamo deciso di uscire da Napoli e dallo stereotipo di pizza e mandolino. La pizzeria più famosa del mondo diventa un brand. Michele in the world. Michele è come Harley Davidson per le motociclette. Esistono moto più performanti, esistono moto più belle, migliori praticamente, ma... Beh, non è sempre così, a volte anche peggio. Ma dicevo, chi di voi pensando a una motocicletta non pensa a un Harley? E chi di voi pensando a una pizza non pensa alla nostra margherita? Non prendiamoci in giro. Le pizzerie più famose del mondo sono Domino's Pizza, Pizza Hut, Papa John's. Questi nomi non vi dicono nulla, vero? Voi ora li vedete così, ma aspettate qualche minuto. Pensate che hanno 11.000 locali in 70 paesi e che le nostre pizzerie più famose non raggiungono nemmeno la 50ª parte di questi nomi che a voi non dicono nulla. Avete visto? Che vi dicevo? La verità è che siamo noi, con la nostra tradizione e la nostra qualità, ad essere gli sconosciuti nel mondo. Abbiamo deciso di diffondere la vera pizza, la nostra pizza napoletana. E per farlo non servono più Pulcinella, il sole, il mare e il mandolino. Volete sapere cosa serve? Servono competenze manageriali, linguistiche, creative e dirigenziali per portare Napoli nel mondo, attraverso il suo simbolo più amato e più copiato. Questo è Michele in the World, il pizzaiolo che si toglie la divisa bianca e diventa impresa, che apre al mondo partendo da Napoli. Sembra impossibile? Sì, però ci piace assai.